Dopo anni di fermo a causa della pandemia da Covid-19, si rinnova a Messina la tradizione del Venerdì Santo, dove migliaia di credenti si sono riuniti in corteo per seguire la secolare processione delle barette, simbolo della passione di Gesù. Una delle processioni più sentite e suggestive è quella delle barette del Venerdì Santo, che escono dalla chiesa dal nuovo oratorio della pace in via 24 Maggio e nello stesso luogo vengono custodite durante l'anno. Si tratta di un evento religioso che risale al 1610, anno in cui si deliberò di promuovere e realizzare una processione di statue rievocanti la passione di Cristo. Il termine baretta deriva dal fatto che in origine si portavano in processione 5 macchine d'argento e di finissimi cristalli, rappresentanti i misteri dolorosi, appunto dette bare. Infatti si tratta di una sorta di catafalco a forma di bara, con il Cristo morto che viene portato a spalla. A questo catafalco seguono altre bare. I gruppi statuari, realizzati in varie epoche, sono in cartapesta, gesso e legno. Particolarmente suggestiva è quella del Cristo che cade sotto il peso della croce, realizzata in cartapesta nel primo Settecento dal ceroplasta messinese Giovanni Rossello, rifatta dopo il 1908, e quella dell'Ultima Cena di Matteo Mancuso del 1846, anch'essa rifatta sullo stesso modello dopo il terremoto. Altre barette di pregio sono l'Orazione nell'Orto, il Cristo flagellato, l'Ecce Homo, il Crocifisso, l'Addolorata, il Cristo nella bara, la Pietà. La manifestazione organizzata è gestita dalla Confraternita del Santissimo Crocifisso Ritrovato.